Intanto il trasporto gratuito per gli studenti. Investiamo 30 milioni di euro, è un risparmio di circa 300 euro per ogni famiglia. Poi abbiamo esteso la fascia di agevolazioni sociali per le famiglie numerose, per le quali c'è una riduzione progressiva sugli abbonamenti, per le donne da 62 anni anziché da 65 anni. Garantiamo il trasporto gratuito ai membri delle forze dell'ordine che quando salgono su un mezzo si segnalano al conduttore e offrono il proprio servizio anche per l'ordine pubblico sui mezzi pubblici. Abbiamo garantito le famiglie numerose ed è una iniziativa quella che abbiamo preso che colloca oggi la Campania all'avanguardia in Italia. Copertura totale delle borse di studio al 100% degli studenti e trasporto gratuito per gli studenti. Credo che ci sia veramente da essere orgogliosi. Gli aumenti tariffari che ci saranno il prossimo anno per l'adeguamento obbligatorio per legge, per l'adeguamento Istat, non peserà sugli abbonamenti e sulle fasce deboli.